Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo nuovissimo unboxing di una, che vabbè avete già capito dal titolo, di una console. Dopo ben quasi 15 anni, Genetic DNA torna possessore di una console Nintendo e ho deciso di tornare con questa versione di questo 3DS XL. Ora andiamo ad aprirlo con il pacco. Ed ecco qua, Nintendo 3DS XL, questa la togliamo dalle balle. Poi, incluso non c'era l'alimentatore, però loro me l'hanno mandato comunque. Poi, un fumetto di Zelda. Ora, facciamo così, iniziamo velocemente. Vabbè, alimentatore non c'è niente da dire, solito alimentatore. Quindi, questo via. Ora, diamo un'occhiata velocemente al fumetto che ha scritto Zelda in rilievo e vabbè, in bianco e nero, fumetto in inglese, normalissimo fumetto in inglese che ho già trovato a chi regalarlo perché a me già non so leggere l'italiano, figuriamoci l'inglese. Ok, quindi andiamo a vedere il pezzo forte, ovvero Nintendo 3DS XL Limited Edition in questo look di Zelda. Qua troveremo la foto del nostro 3DS XL con la colorazione oro-nera e il logo di Zelda. La console include in formato digitale, ovviamente scaricabile tramite un codice che ancora mi devono mandare, l'ultimo gioco di Zelda, ovvero The Legend of Zelda A Link Between Worlds, o come cavolo si scrive poi. Vabbè, qua ci sono i vari cosi peggi, che non ce ne frega niente, che vabbè lo schermo è 90% più grande del normale, che non è incluso l'alimentatore, però ce ne fotte la minchia perché a me me l'hanno mandato. Qui fa vedere che vabbè, wifi, qui niente. Qua dietro, in tutte le lingue immaginabili, tranne l'italiano, cioè addirittura il russo, vengono elencati i contenuti che andiamo a vedere. Nintendo, vabbè, la console, poi la pennina. Poi 4 giga di SD card, che vabbè io ne ho in giro una da 32 che forse magari è meglio. Air cards sono 6 pezzi, non so se sono delle litografie o che. Il codice per scaricare il gioco di Zelda che mi manderanno comunque a parte. I vari manualetti. E qui viene ancora ricordato che l'alimentatore non è incluso. Quindi ora andremo a procedere con un'incisione da bisturi sulla nostra scatola per cercando di non distruggerla e andiamo a spacchettare il bastarda. Ok, io faccio sempre un bordello ad aprire queste scatole. Ok, quindi qui c'è il manualetto che aspettate un attimo, qua c'è il codice che non ve lo faccio vedere per il free gratis non so cosa sia e altri codici che non faccio vedere, mille milioni di manualetti vari. Aspettate, eh. Ah, porca miseria, datemi la mia console. E qui troviamo il fichissimo Nintendo 3DS XL, signori, in questo oro gargiante, oro nero. Potete vedere veramente, ve lo faccio vedere un po' bene, non so se la mia webcam super mega mette a fuoco. Qua troveremo la pennina. Qua dovrebbe esserci uno slot per l'SD, che dovrebbe già essere inclusa l'SD da 4 giga. Esattamente. Poi, cos'altro? Vabbè, il volume. Wow, è il mio primo Nintendo 3DS. Mai avuto un 3DS in vita mia, neanche un DS.
e neanche un Cube e neanche un... Vabbè, il mio ultimo Nintendo è stato il famigerato Super Nintendo. E qui immagino che ci va di dentro lo slot per le schedine di gioco. Vediamo se è carico, dubito che sia carico, ma noi proviamo da che parte si accende sto coso. Power! È carico! Funziona! Guardate, lo faccio. Ehi, sono io riflesso lì dentro? Ma va. E là! È addirittura carico. Dai che vi faccio un setup! Italiano! E vai! Calibrazione 3D. Toc. E che cambia? Toc. Wow. Avanti. Afferra la console come mostrato nell'illustrazione. Fico. Vabbè, comunque. Questo lo farò più tardi. E niente ragazzi, sono arrivato anch'io nel mondo, sono tornato anch'io nel mondo Nintendo con questa console, via tutto, con questa console particolarissima nel design che veramente mi ha colpito subito il design e ho deciso di prenderla, quindi niente, io ho pensato di recuperare alcuni Super Mario, alcuni... Ho visto alcuni gameplay dei Pokémon, io non lo conosco, non ho mai giocato ai Pokémon, quindi guardare dei gameplay e farli sono veramente diversi. Magari i gameplay non mi dispiacciono, però vabbè, dovrò vedere un po' come funziona. In teoria se faccio così si spegne il 3D, fantastico. E quindi niente ragazzi, questo velocissimo unboxing finisce qui e ai prossimi video. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.